Appuntamento finale con Atto Unico, il Teatro Festival giunto alla settima edizione che per quattro serate ha portato il teatro all'aperto. Lo scenario, quello naturale, è offerto dalla Piazza Landolina, un angolo, forse l'angolo più barocco della città, che mette insieme i principali monumenti del Settecento. Un posto privilegiato che per l'ultima serata ha anche un ospite d'onore, un artista poliedrico, ha fatto tanto teatro, tanto cinema, tanta televisione, che stasera a Noto riceverà il premio alla carriera. Sto parlando di Giuseppe Pambieri, è qui con noi, ben trovato. Buonasera a tutti. Io partirei subito con una domanda che ci riporta indietro di tanti anni, il 1967. Lei è un giovane Oreste, l'opera è Le Mosche di Sartre. Quasi mezzo secolo dopo, come è cambiato il teatro italiano? Beh, tantissimo, da un certo punto di vista. Da un altro no, dal punto di vista degli attori, della capacità di offrirti un palcoscenico no, perché gli attori ci sono, sono rimasti quelli, anche quelli di allora sono invecchiati come me, ne sono usciti altri, tanti giovani che sono diventati adesso dei quarantenni bravi, dei cinquantenni bravi, e però è cambiato molto anche in un altro senso, è cambiata la fruizione del teatro, è cambiato diciamo c'è un po' meno di serietà, allora eravamo veramente innamorati della nostra professione, i giovani ascoltavano gli attori più importanti, stavano, bevevano dalla loro arte e questa cosa era fondamentale, no? Oggi c'è un po' di presunzione da parte dei giovani, molto spesso credono che uscendo dall'accademia hanno raggiunto già l'obiettivo, si sentono importanti, si sentono già bravissimi. Cosa che non è così, insomma, perché questo è un mestiere che ha bisogno di tanto tempo, bisogno di esperienza. Più uno vive, più i personaggi hanno una forza, una valenza molto forte, perché porti l'esperienza nella vita. Comunque, poi sono cambiate anche certe dinamiche ministeriali, queste poi sono cose, i soldi sono sempre meno. Una volta si facevano, penso, un po' sei... pensate tutti quanti, facevamo sei mesi di tournée praticamente, si partiva con il baule, le cose, si tornava dopo sei mesi, quindi c'era una condizione teatrale enorme. Oggi le stagioni, quando riesci a fare un mese e mezzo o due, è già oro che cola, quindi a meno che hai la cosa comicissima, divertentissima, e anche lì questo cosa porta? Comporta che poi si abbassa un po' il livello, perché tutti vogliono comunque lo spettacolo solo piacevole, la commedia, eccetera. E questa cosa poi alla fine riduce un po' le opzioni anche culturali. E poi perché questo succede? Perché i soldi sono sempre meno e gli assessori, prima si ospitavano sei spettacoli, adesso se ne ospitano quattro, tre, e quindi è chiaro che viene sfrontato molto a parte del teatro e quindi tutto ridotto. Poi sappiamo che razza di crisi economica c'è stata, che questa si è abbattuta ancora di più con un macigno anche sul teatro. Il teatro poi, diciamo, tutto quello che è cultura viene colpita di più, perché la cultura non rende, fra virgolette, come intendono i signori, no? Del potere. Dalla cultura non è che hai dei grandi guadagni, la cultura però è fondamentale. A parte il guadagno ce l'hai comunque, io parlo in generale di cultura, da Pompei all'opera teatrale, al melodramma, alla pittura, tutto, no? La cultura, noi abbiamo un tesoro immenso culturale, no? Pensate soltanto ai resti archeologici che abbiamo in Italia, qui in Sicilia sappiamo tutti
che quanta ricchezza abbiamo di questo tipo. E ecco, tutto questo in questa situazione, insomma, ne risente molto. 50 anni di teatro, quasi 50 anni di teatro, partendo dalla scuola del Piccolo di Milano. Lei è stato diretto da tanti registi, io direi da tanti mostri sacri. Sì, quasi tutti. Partiamo con Strehler, per passare a Enriquez, per parlare di Albertazzi, di Zeffirelli, di Scaparro, di Ronconi, di Enrico Maria Salerno. Ah, ho citato i più importanti della mia vita. E dico, Strehler rimane forse il pilastro, no, fondamentale delle mie radici culturali teatrali, perché io sono milanese, mi sento milanese, mi sono iscritto alla Cattolica per legge, nello stesso tempo mi sono iscritto alla scuola del Piccolo, però non insegnava lui, ma è come se ci avesse insegnato, perché dopo pochi mesi ci ha preso tutti della scuola per l'Enrico VI, il gioco dei potenti, spettacolo dove c'erano, pensi, 70 attori. Pensate un po', 70 attori con le armature vere che poi portavano i saldani a ribattere lo spettacolo. Quindi è stata un'esperienza formidabile. Poi lui era al massimo, a quel punto mi ci ha insegnato molto. Enriquez. Enriquez, altro grande regista, un po' dimenticato, diciamo, dal nostro ambiente, sbagliando, perché è stato un regista molto materico, molto legato al teatro, grande cultura. E però soprattutto sapeva comunicare la materia, cioè non è un intellettuale che però riusciva a agire sul teatro in modo molto materico, molto concreto. E devo dire, devo molto a lui, cioè, con lui ho fatto a Siracusa a 25 anni l'Ippolito, quindi insomma è giovanissimo per affrontare il pubblico siracusano. E poi ho fatto Barbiana, che eravamo anche nel 68-69, quindi era un momento di grande ebollizione giovanile, no? E poi Le Mosche di Sartre, che è stato il mio primo grande protagonista, a Vicenza, accanto a Morricone. Ecco, quindi a 23 anni ho debuttato con quel popolo. Però lei ha fatto anche tanta televisione. Ricordiamo, certo, che è stato un birbante remo che ha messo scompiglio all'interno di quella tranquilla famiglia delle sorelle Materassi. Certo. E non dimentichiamo anche che poi nel 1976 Rete 3 con Gianni Morandi, Ombretta Colli e Arnoldo Fuori. A proposito di questo, io vorrei dire che per me è fondamentale spaziare dalla commedia al dramma, dalla tragedia alla farsa, perché l'attore per me deve avere questa completezza, se no non è neanche divertente fare gli attori, no? Lo fai perché non è che ti specializzi nel dramma, ti specializzi nella commedia e basta, nella comicità e basta. È bello l'attore che riesce a far ridere quando fa la commedia, e l'attore che riesce invece anche bene nella tragedia, nel dramma, insomma. Quindi amo molto l'eclettismo, sì, queste cose. Ho fatto anche incantesimo, quasi 10 anni di incantesimo, e devo dire che tutte queste esperienze televisive mi hanno portato pubblico a teatro. Certo. Per esempio, si è creato un mio fan club, e queste persone poi, parlando con gli altri, con Facebook, eccetera, hanno portato un apporto enorme di ragazzi, giovani che sono venuti a teatro. Ecco, le volevo chiedere, a proposito della televisione, lei tempo fa ha rilasciato una dichiarazione e ha detto: all'epoca, quando ho fatto televisione nel 72 e nel 76, quella era televisione pulita. Perché? Ho detto così? Pulita, sì, forse intendendo che oggi, allora si veniva scelti anche per le capacità, soprattutto per la capacità, l'aderenza al personaggio che avreste dovuto fare. Oggi si viene presi perché arriva la telefonata di qualcuno. Diciamolo proprio chiaro, che papale, è un po' così. La situazione è abbastanza aggravata molto, la politica con i suoi tentacoli è entrata dentro proprio nella televisione, e anche in teatro incomincia a muoversi, capito? E questo è una piovra che è meglio farla scomparire, perché l'arte deve essere autonoma.
teatro, televisione, ma anche tanto cinema. Per ricordare alcuni titoli, parliamo dei Tartari del 76, poi La Liceale. E i film di altri per Tarantino, che sono quelli e poi è stato diretto anche da Sergio Corbucci. Corbucci, un grande, con Montesano. Con Montesano. Ricorda il film? Non deve ricordare. Sì, Il Conte Tarchi. Il Conte Tarchi. Il Conte Tarchi, che danni danno. E sempre perché lo continuano a essere cattivo. Lo vediamo sempre molto giovane, ma tornando al teatro, lei ha fatto i grandi classici: La coscienza di Zeno, Il mercante di Venezia, L'uomo, la bestia, la virtù, il fu Mattia Pascal. Cosa le manca? Beh, mi mancano, ce ne tanti. Mi mancano tanti. Beh, Re Lear lo voglio fare, ormai sono nell'età giusta, è un testo che si, siccome feci Re Lear, grande esperienza, grande spettacolo, in Strella, forse il più grande in assoluto, e facevo Edmund, il fratello cattivo, no? E Edgar invece era il fratello buono e lo faceva Lavia. E poi con quello siamo andati a finire, poi, cioè io l'ho fatto il primo anno e poi ho lasciato e sono tornato a Parigi con mia moglie, Pietanzi, che faceva Gomery, e di quello ricordo meraviglioso. Quindi avendo vissuto, assorbito Carraro, Tino Carraro faceva Reliera, e quindi ce l'ho dentro e poi ho l'età giusta per farlo e insomma, prima o poi, quello è un mio progetto sicuramente. Allora, è anche arrivato il momento di svelare una curiosità che sappiamo tutti, ma lei ora dirà se è vero. Si racconta di un giovane Pambieri che per mettersi alla prova e dire: ma devo fare l'avvocato e quindi studiare giurisprudenza o devo fare l'attore, decide un giorno di travestirsi da poveraccio o da barbone, con una chitarra in mano andare per le strade e fra l'altro racimolare qualche spiccio. Sì, significa che l'esperimento è riuscito. Sì, sì, è riuscito. Adesso questo si è un po' allargata la cosa, perché non avevo la chitarra e l'ho fatto solo nell'ambito familiare, che ho suonato a casa, mi sono vestito sporco, mi sono truccato, una specie di spazzacamino, una roba del genere. Forse ce n'era ancora allora, ho suonato per avere la mancia di Natale, no? E ho finto una voce strana, mio padre mi ha guardato, non l'ha riconosciuto e mi stava dando i soldi, poi mi sono messo a ridere, quella cosa senza ridere. Però certo c'era questa esigenza di camuffarmi, io andavo in giro per strada, mi sentivo Giulio Cesare, non lo dicevo, mi inventavo delle battute, mi sentivo Napoleone, cioè mi è sempre piaciuto varcare i confini di me stesso e andare verso quella fantasia ad affrontare altri mondi, altri ruoli, altri personaggi. Siamo alla fine, Pambieri, e si dice che il teatro è vita. Noi chiudiamo augurandole una vita di teatro. Grazie, io sono un po' maturo, ormai la vecchiaia incombe, ma io mi sento ancora giovane, dentro sicuramente, io e mia moglie siamo uguali, come eravamo, anche abbiamo avuto la fortuna poi di stare insieme tanti anni, io la reputo anche una fortuna, perché è chiaro che se non fossimo andati d'accordo ci saremmo separati, la cosa invece ha funzionato, con litigate tra me e quindi, niente, sì, io ho davanti un futuro meraviglioso. Grazie. E sicuramente. Grazie e complimenti per questo premio che riceverà stasera. Grazie. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani.